A volte le persone sono aperte alla possibilità di cambiamento, ma nello scorso video ho parlato dei disturbi alimentari, anoressia, bulimia, binge eating e simili, e dei loro diversi stadi del cambiamento, in particolare concentrandomi sulle fasi del cambiamento identificate da Prochaska e Di Clemente e in quella particolare della precontemplazione. In questo video vedremo invece come lavorare con le persone con disturbo alimentare che si trovano però nello stadio successivo, quello della contemplazione, uno stadio ambivalente perché la persona prende in carico l'idea di poter fare un cambiamento, ma è ancora costellata da una sorta di ambivalenza. Sono le classiche persone definite come yes, but, sì, vorrei cambiare, ma c'è qualcosa che mi frena. Prochaska e Di Clemente dicono che le persone in questo stadio è come se fossero alla ricerca dell'ultimo pezzo di informazione, vacillando tra la prontezza al cambiamento e la volontà di rimanere un po' nello stadio in cui stanno. È come se ti trovi di fronte delle persone che da un lato ti dicono, ti comunicano voglio smettere, ma dall'altro ti dicono la soluzione è là fuori, da qualche parte, che da un lato hanno il senso di inadeguatezza, di difficoltà rispetto al loro problema, però dall'altro è come se pensano la cura arriverà. Spesso c'è una prolungata contemplazione, da qui il nome di questo stadio, del problema, come se pensassero che pensandoci abbastanza, prima o poi troveranno la soluzione. Però spesso si perdono in questa ricerca di soluzione, in questa ricerca di un modo per o di capire meglio e non prendono mai la decisione di agire. Ancora una volta, per parlare dei disturbi alimentari, faccio riferimento al libro di Barbara McFarland, Brief Therapy and Eating Disorder, e alla sua descrizione di come la terapia breve centrata sulla soluzione e i suoi studi sui tre tipi di relazione che si possono instaurare tra terapeuta e cliente possano calzare e incontrarsi con le fasi del cambiamento di Prochaska e Di Clemente. E in particolare, secondo la McFarland, le persone con disturbo alimentare in questa fase pensano e ripensano spesso al proprio problema, solo che vedono come soluzione spesso l'idea di una completa astinenza dal comportamento, come smetterò di abbuffarmi e di vomitare o smetterò di non mangiare più, di essere così restrittiva. E di fronte a magari dei tentativi e delle mancanze, ricadute oppure di fronte alla possibilità di un percorso che sia fatto da step e non da o tutto o niente, si scoraggiano. Cosa fai allora quando ti trovi di fronte una persona con un disturbo alimentare che viene in questa fase di contemplazione? Ci penso sia un problema, vorrei risolverlo, ma la soluzione è là fuori, ma forse devo pensarci ancora un po', ma forse la cura arriverà, però mi sento inadeguata. Cosa fai quando ti trovi di fronte a questo tipo di situazione, a una persona in questo stadio? La McFarland ci dice due cose. Due cose, in particolare due tecniche che può utilizzare il terapeuta, tutte prese dalla terapia centrata sulla soluzione, che per approfondirle ti invito ad andarti a vedere il nostro libro, Terapia breve centrata sulla soluzione, principi e pratiche, dove le due tecniche che sto per spiegare sono ampiamente descritte. La prima è la Miracle Question, che utilizzerai per aiutare la persona a descrivere, identificare come sarà la sua vita quando il disturbo alimentare sarà sparito. Questa tecnica, se utilizzata adeguatamente, crea non solo un'aspettativa positiva di cambiamento, ma anche la speranza che il cambiamento possa avvenire e inoltre fa diventare più realistica la possibilità che sia un cambiamento per step, non un tutto o nulla. La seconda è la ricerca di eccezioni positive, cioè di situazioni in cui il problema, come le condotte di vomito o la restrizione alimentare o la abbuffata, non si è presentato o si è presentato in forma diversa, più leggera, per esempio con una frequenza minore, con una durata minore, con un'intensità minore.
Questa tecnica, utilizzata anche qui adeguatamente, aiuta la persona a percepire che può fare qualcosa, che deve fare qualcosa e che ci sono degli step che può andare a mettere in atto, dando la possibilità di percepire un'efficacia personale e di nuovo una più realistica possibilità di cambiamento graduale. In questo modo la terapia si concentra su quelle che la McFarland chiama delle doable solutions, cioè delle soluzioni fattibili, ma anche che devono essere messe in pratica, cioè che prevedono un'azione da parte della persona. Ovviamente azioni piccole, azioni commisurate a quello che la persona può fare. Ricordati, come ho detto nell'altro video, che dobbiamo sempre essere in linea con quello che con la persona è fattibile contrattarlo con lei, ma non spingerla più in là di quello che lei può fare. Al contrario, secondo la McFarland, il problem talk delle terapie tradizionali, cioè il parlare molto del problema, di come funziona, da dove è nato, da dove è stato causato, eccetera, può perpetuare la fantasia della persona in uno stato di contemplazione con un disturbo alimentare, che parlare del problema, ragionarci ancora di più, pensarci ancora di più, farà magicamente a un certo punto comparire la soluzione. C'è a questo punto una cosa importante che devi considerare e che ci dice la McFarland: non trattare questa persona come se stesse nello stadio dell'azione. Nei termini della terapia solution focus, questo significa trattarla come se fosse una cliente o acquirente, customer in inglese, cioè qualcuno che viene lì, che pensa che ci sia un problema e che pensa di poter fare qualcosa di molto preciso per poterlo risolvere. Prochaska e Di Clemente parlano appunto in quel caso dello stadio dell'azione. Qui non siamo in quello stadio, siamo nello stadio della contemplazione. Penso che ci sia un problema, ma... Secondo la McFarland possiamo identificare la persona in questo stadio come se fosse una complainer, cioè una lamentatrice, sempre riferendosi ai tre tipi di relazione che si possono instaurare tra terapeuta e cliente nell'ottica della solution focus. E una complainer, una lamentatrice, è caratterizzata da alcuni aspetti, quattro ne identifica in particolare la McFarland. Numero uno, sa identificare un problema o un obiettivo che può anche descriverti con minuziosità di dettagli. Numero due, e questo è importante, non vede se stessa come capace di perpetuare il cambiamento. Non si sente in grado, magari in quella posizione di ambivalenza, o magari addirittura pensa che debba cambiare qualcun altro. Numero tre, è bloccata, pensa sempre al problema, parla in terapia molto del problema e pensa anche che parlare del problema in terapia sia il modo migliore per far arrivare magicamente la soluzione. Numero 4, spesso ti puoi trovare di fronte a una persona che sa che va fatto qualcosa per cambiare, ma o non sa identificare bene cosa, o non è d'accordo con il cosa che emerge in terapia, ricordati yes, but, sì, ma, oppure vacilla nel farlo. A questo punto, come terapeuta, che cosa devi fare? La McFarland, nella sua esperienza con i disturbi alimentari, ci dà tre compiti per noi terapeuti. Uno, esplora il problema, la lamentela che la persona ti porta. Ricorda che sei in una relazione di tipo lamentatrice. Esplorala per andare a identificare un problema, un obiettivo, un elemento su cui la cliente può diventare una customer, una cliente per l'appunto, cioè un problema, un obiettivo che per la persona ha senso e su cui potete lavorare, anche se non strettissimamente collegato al problema del disturbo alimentare, oppure anche se può apparire ai tuoi occhi marginale, perché ai tuoi occhi apparirà marginale, ma agli occhi della cliente, se è qualcosa su cui pensa di poter lavorare, può essere un primo passo che porta poi al grande cambiamento. Numero due, utilizza le tue competenze da terapeuta per aiutare la cliente ad avere una nuova visione del problema. Per esempio, abbiamo già detto con la miracle question o con le eccezioni, o in generale andando a identificare, come detto poco fa, un obiettivo, un problema più specifico su cui andare a lavorare. Però mi raccomando, come
detto prima, non devi trattarla come se fosse nello stadio dell'azione, come se fosse pronta. Devi sempre negoziare questo problema, questo obiettivo con lei. Numero 3, se l'hai trattata come una persona che non si sente in grado di cambiare, che è ambivalente, però sei riuscito a identificare con rispetto dei primi elementi su cui può lavorare, allora devi incoraggiarla a prendere delle azioni, a mettere in atto qualche prima azione. Mi raccomando, se ti dice no, puoi spingere un pochino, ma non devi creare tu la resistenza. Meglio contrattare un obiettivo un po' più piccolo o diverso. Ma cos'è che puoi fare nello specifico? La McFarlane ci dice che in realtà non le dobbiamo dare dei compiti basati sul fare qualcosa, nello specifico rispetto al suo disturbo alimentare. Potrebbe essere troppo presto. Meglio darle dei compiti relativi all'osservare e il riflettere. In ottica solution focus significa darle dei compiti che le permettano, per esempio, di identificare quando il problema non si presenta, quando non si presenta nei modi in cui è solito presentarsi, ma in modi più leggeri, che cosa fa di diverso, che cosa l'aiuta, le è stato utile per riuscire a ottenere quel piccolo risultato, che cosa le dice su se stessa, che cosa le dice sul problema e così via dicendo. Anche queste sono tecniche di cui parliamo nel nostro libro. McFarland ci dà anche qualche elemento sul lavoro con la famiglia, perché dice che spesso i genitori della persona con anoressia o bulimia che si trova in questa fase, spesso vedono che ci sono dei problemi come il vomito, come l'eccesso di esercizi, la restrittività alimentare e così via. E pensano che il cambiamento debba essere subito fatto su quel tipo di comportamento. Il che è augurabile, certo, ma se la persona si trova in questa fase, anche per loro la cosa migliore è dare dei compiti di osservazione e di riflessione. Per esempio, chiedergli di osservare senza intervenire quali sono i comportamenti positivi che mette in atto o le volte in cui ci sono delle eccezioni e iniziare a prendere consapevolezza del perché, di cosa è utile nel fare questo o di cosa c'è stato semplicemente di differente rispetto alle altre volte. Sarà insomma un tipo di sedute in cui viene ridotta la conversazione sul problema, perché è quello che la persona fa abitualmente, magari anche solo in testa, pensandoci, e vengono invece esplorate delicatamente nuove possibilità e nuove soluzioni in modo da aumentare la consapevolezza di ciò che funziona e la consapevolezza che qualcosa da mettere in atto la persona può farlo e magari lo sta già facendo.